sempre, siamo in diretta e vi accompagneremo fino all'una di questa mattina nel mondo della finanza operativa. Come sempre, se volete potete partecipare ed essere interattivi con noi, 366-6282-858 per inviarci i vostri sms. Andiamo subito a vedere come si sta comportando il nostro future. Siamo in ribasso dello 0,29%, 20.795 punti. Come potete vedere abbiamo registrato una leggera performance ribassista rispetto alla chiusura di ieri, salvo poi adesso viaggiare in terreno laterale. Molto probabilmente ci rimarremo, almeno a mio giudizio, fino alla trimestrale d'Intesa, che magari potrebbe dare qualche scossa al mercato, ma sicuramente qualche scossa la darà il non farm payroll, il dato americano delle 14.30 sulla variazione degli occupati nel settore non agricolo. Molta attenzione perché di solito c'è parecchia volatilità con la pubblicazione di questo dato. Ad ogni modo andiamo a vedere volumi quest'oggi, sì, buoni ma non eccezionali, 7.800 i contratti finora scambiati. Sui titoli abbiamo già detto chi va bene, chi no. Ferrari veramente fortissima, 1,7%, 74,75 euro per azione. Tra l'altro stavo discutendo con un trader questa mattina che mi diceva che viaggiava a ridosso di un PE atteso più o meno su 100 di livello, che mi sembra una cosa piuttosto altina. Dai miei indicatori vedo un PE invece di 33,92. Ad ogni modo poi andiamo a vedere come si sta comportando il resto. Italgas 1,22, Intesa San Paolo è ben impostata in attesa della trimestrale, solitamente esce intorno a mezzogiorno e mezza, l'una, l'una e mezza, vedremo poi nel corso della mattinata se ci saranno aggiornamenti o meno. Top Stories, oggi c'è Telecom Italia, dopo che Vivendi ieri ha vinto in CDA, ha vinto in assemblea di team, è passata la sua lista per il CDA, oggi tocca a Telecom Italia e soprattutto la nomina del presidente, posizione delicatissima perché comunque sia ha anche il presidente di Telecom Italia le deleghe su Telecom Sparkner, che come sapete è un po' l'infrastruttura su cui girano tutti i dati sensibili del paese, non solo nostro tra l'altro. Buongiorno e benvenuto Enrico Malverti in collegamento. Enrico, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, tanti gli sms già che sono arrivati, senza neanche sapere che c'eri tu collegato, Enrico, sono andati di fiducia i nostri telespettatori. Ad ogni modo, senti, fammi uno scenario generale e poi entriamo nel dettaglio. Sì, dunque, scenario generale, abbiamo assistito negli ultimi giorni a mercati azionari molto forti, in particolar modo il DAX 30 è riuscito a portarsi sopra la resistenza di 12.375 punti e a consolidare sopra questo livello, e anche il mercato italiano si è portato sopra a quello che è, secondo i miei studi, secondo i miei metodi, era un livello cruciale che era 20.500 punti, quindi fornendo anche in questo caso un bel segnale di forza, e ne avevamo parlato nel corso della scorsa settimana, se non ricordo male, proprio in diretta, dicendo che sopra i 20.500 poi non avremmo avuto grossissimi ostacoli fino verso i 21.700 punti. Oggi il mercato si sta prendendo un po' una pausa di riflessione, come è anche logico che sia, dopo aver corso tanto, in attesa dei risultati che arriveranno dalla Francia. Poi, come giustamente citavi prima, ci sono anche dati importanti che usciranno quest'oggi, come ad esempio i non farm payroll data, e dopodiché segnalo anche il discorso del giudizio di S&P sull'Italia, che dovrebbe arrivare, se non ricordo male, quest'oggi a mercati chiusi. Non sta avendo questa attesa particolare influenza sull'andamento dei BTP, che beneficiano più che altro, così come tutti i titoli dei paesi periferici, delle attese della vittoria di Macron in Francia, però comunque è una cosa che va segnalata, in particolar modo per gli investitori sui titoli obbligazionari. Se nelle prossime settimane, dopo le votazioni della Francia, non perdiamo i 20-120-20-500, il target potremmo vedere ambiziosi per fine anno, ricordo, gap 23, 5, 23 e 7. Che dici, ci sta Enrico? Sì, ci sta, adesso in mercati arriveranno alla prova di maggio, che tipicamente è un mese abbastanza insidioso per le borse, soprattutto la seconda metà di maggio.
Però citavo prima, per quanto riguarda il mercato italiano, i 20.500 punti, se dovessimo riuscire a consolidare sopra questo livello, come sembrerebbe in questo momento, si potrebbero creare le basi per una continuazione del toro anche nella seconda parte dell'anno. Allora, quali sono i titoli che stai monitorando, Enrico? Ah, titoli interessanti, ce ne sono veramente tanti, è una situazione appunto di mercato favorevole, come stavamo dicendo poco fa, quindi anche all'interno dell'S&P 500 e del FTSE MIB abbiamo innanzitutto Ferrari, citata prima, che si è portata sopra i 70 euro, era un livello di resistenza che era già stato sentito un paio di volte da inizio aprile, non era ancora riuscito il titolo a consolidare sopra questo livello, poi tra ieri e oggi c'è stata una forte accelerazione dei prezzi. Se qualcuno è dentro, come al solito io consiglio di utilizzare la tecnica del trailing stop, cioè di cercare di accompagnare al rialzo l'andamento dei prezzi. Se invece ci si è persi questo bel rialzo, non entrerei ora al 74,90, ma attenderei un ritracciamento verso i 73,50, 73,60. È un titolo che a mio modo di vedere può continuare ancora a fare bene e certamente aiutano anche i risultati sportivi, perché da anni non si vedeva una Ferrari così vincente. Poi tu sei di quelle parti lì, quindi sei un ferrarista ad hoc proprio, giusto? Sei di Modena. Sì, ce l'ho a pochi chilometri. Allora, secondo me sono già iniziate le prese di profitto per le scontate elezioni francesi, può essere, ma in realtà questo 0,20 di ribasso non lo indicizzerei come prese di profitto. Penso più sia un'attesa a vedere quello che succede tra trimestrale d'Intesa e non fan payroll. Più che prese di profitto. Ad ogni modo vedremo. Senti, oltre Ferrari hai qualche altro titolo che ti piace? Sì, come dicevo prima, titoli che mi piacciono tanto, ce ne sono tanti. Se abbiamo citato spesso nel corso dei collegamenti precedenti Azimut, che continua a piacermi molto e continua nella sua ascesa che abbiamo già iniziato a segnalare oltre un mese fa. E sono arrivati quest'oggi anche a superare, a ritoccare i massimi di ieri, ora sta leggermente ritracciando, però è un titolo che continua da inizio aprile a segnare massimi minimi crescenti. In caso ritornasse sopra intorno ai 18 euro, creerebbe secondo me, senza scendere sotto i 18 euro, opportunità di acquisto anche per chi è fuori. Io ce l'ho ancora in portafoglio e continuo a essere abbastanza ottimista su questo titolo, con la possibilità, a mio modo di vedere, che possa arrivare a riportarsi sui livelli 19,60 che sono quelli dei corrispondenti al giugno del 2016. Attualmente sta proprio andando a chiudere quel forte gap che si manifestò all'incirca il 23 giugno, se vedo bene dal mio monitor. Ci fu un forte gap ribassista e in questo momento lo sta andando a chiudere, perché siamo già verso il minimo del 23 giugno, 18,78, se vedo bene il minimo di quella data. Allora andiamo in pausa e poi torniamo con Enrico Malverti e le sue strategie. Pausa. Siamo dunque in compagnia di Enrico Malverto, Cybertrade. Enrico, abbiamo parlato di Ferrari, il tuo titolo che ti piace tanto, Azimut, in risalita, anche se oggi comunque sia è leggermente in perdita, 0,32%. Oltre a questi c'è qualcos'altro? Sì, cito ad esempio Intesa San Paolo e Biper tra i bancari. Allora, facciamo Intesa San Paolo e Biper, dai. Sì, adesso sono un attimo al buio perché mi si è chiusa la piattaforma. Allora ti aiuto io. Intesa San Paolo sì, attualmente rialzo più o meno dell'1%, poco sopra, siamo a 2,7920 in questo momento. Tra l'altro abbiamo anche rotto una bella resistenza su Intesa. Questo, se i conti sono buoni, questa qua probabilmente l'andremo ad abbandonare, la resistenza dei 2,80, la famosa resistenza dei 2,80, 2,82, l'avevamo già discusso un po' di tempo
cioè da un po' che ne parliamo di questa resistenza, e il primo target rialzista, se questa resistenza, questa rottura della resistenza viene confermata con la seduta odierna, che tra l'altro è anche chiusura settimanale, quindi doppio rafforzamento del segnale, si può avere anche un target di 3 euro. Secondo me ci sta tutto. Tu che dici, Enrico? Sono riapparsi? Sì, mi si sta riprendendo tutto, comunque è un target che mi ero annotato anch'io, quindi penso che sia verosimile, è un titolo forte, è un titolo tra i miei preferiti, appunto tra i bancari, e quindi va assolutamente tenuto monitorato, se non in portafoglio, quantomeno tenuto nella propria watch list. Non vi sembra che da quando si parla dello star e dei peer la performance dello star sia negativa e nettamente peggiore di tutti gli altri indici? Grazie Enzo, francamente non mi sembra. Ora andiamo a vedere un po' lo star come si sta comportando, cioè anzi da quello che so io, da quando si parla di peer, cioè praticamente a fine dicembre, inizio gennaio, è parecchio, ha viaggiato parecchio a rialzo. Poi se da un po' di giorni a questa parte sta facendo qualche presa di profitto, ci sta, perché ha veramente corso tanto lo star, eh? Meglio dell'S&P 500 è stato. Tu che dici, Enrico? Sì, concordo. No, dai, una piccola presa di profitto dopo una corsa enorme. Poi, francamente, non dico tutto questo rialzo è imputabile ai peer, però c'è una buona parte che, insomma, di questo rialzo qua che è proprio da dare ai peer, non c'è poco da fare. Ad ogni modo 34.707 punti per lo Star Index, insomma, poca roba sta perdendo nel corso degli ultimi tre giorni dopo aver raggiunto il massimo a 35.170, una roba del genere. Prego, sono tornati piattaforma. Sì, ho tutto sotto mano, okay. E quindi approfitterei per citare anche Biperbank, di cui ho... Questo oramai è un titolo che basta, ce l'hai sempre in portafoglio Biper. Ma sempre in portafoglio no, ma sicuramente è un titolo che ben si presta sia al trading di breve sia a orizzonti temporali più lunghi, perché è volatile nell'intraday e comunque ben impostato su ottiche temporali daily e settimanali. Ad esempio negli ultimi giorni, proprio ieri, ha superato la resistenza che si stava sopra i 5 euro, ha chiuso per la prima volta sopra i 5 euro da febbraio del 2017, e ora io non vedo grossissime resistenze fino ai 5,51. È un titolo che, così come intesa, secondo me tra i bancari va tenuto in particolare considerazione. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti, cos'altro c'è? Dunque, facendo una veloce carrellata, direi che si potrebbe parlare anche di FCA oppure di Atlantia, che è un titolo che negli ultimi giorni ha fatto veramente bene. E aveva subito un crollo circa metà aprile, assestandosi poi sui 22 euro che era un livello di supporto, e da qui ha recuperato in modo altrettanto veloce come era crollato, portandosi sopra i 24 euro. Secondo me ha ancora spazio di ulteriore salita, potrebbe apprezzarsi ancora tornando ai 24,55, che corrisponde a quell'area di resistenza fortissima che aveva tenuto a inizio aprile. Lì, nel caso ci arrivasse, alleggerirei le posizioni, perché appunto è una resistenza piuttosto forte. Allora, abbiamo ancora un attimino, facciamo FCA? Ok, vado a prendermi anche FCA. 0,98% oggi, 10,13 in questo momento. Sì, ci sono quasi. Oggi non ti assiste la linea internet. No, ho avuto qualche problema tecnico, diciamo così. È per quello che hai deciso di fare i trading system. Se sei indiscrezionale con la linea un po' così. Girano tutti su server e quindi non ci sono problemi. Dunque, per quanto riguarda FCA, è in una fase laterale, perché è in
inside, i prezzi massimi e minimi sono quest'oggi all'interno del range di ieri, sì. E si sta formando una sorta di triangolino, se andiamo a guardare, sì, sul giornaliero, a partire dal 27 di aprile, con massimi che sono discendenti e minimi invece che sono crescenti. Quindi si proprio, se si vede bene sul giornaliero, un triangolo con il vertice di questo triangolo proprio nella seduta odierna. Si vede assolutamente. Quindi è una figura tecnica interessante, significa che si sta formando una sorta di maggiore equilibrio tra compratori e venditori, e questa, il vertice di questo triangolo presto verrà rotto da una parte o dall'altra, indicando quella che potrebbe essere, quella che dovrebbe essere la direzione che prenderà il titolo. Lo scopriremo presto, vista anche come stanno, si stanno comportando le controllate, è verosimile attendersi al rialzo, ma comunque non è detto, vedremo che cosa potrà accadere. Comunque i livelli da tenere monitorati, oltre il massimo di ieri, massimo e minimo di ieri, consiglio di tenere monitorato al ribasso 9,72 e 10,97 invece al rialzo. Grazie mille Enrico Malverti, CyberTrade. Enrico, sempre un piacere ascoltarti, ci sentiamo la prossima volta. Grazie mille a voi, a presto. Allora.